Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati di nuovo. Dopo aver pronunciato il fatidico sì 2 anni e mezzo fa a Capri, sabato 19 settembre si sono uniti in matrimonio in chiesa. A differenza della festa a Capri molto condivisa sui social, stavolta c'è stato massimo riserbo per l'evento nuziale. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi modelli e influencer di successo, hanno mantenuto un profilo basso. «Sì, ci siamo sposati in chiesa», hanno confermato su Instagram, evitando per il momento di condividere immagini e video. Fantini e Valli hanno scelto una chiesa in Emilia-Romagna, regione natale di Beatrice, per celebrare le seconde nozze. Per il giorno speciale hanno optato per un viaggio su un'auto d'epoca, una Porsche nera. Al matrimonio hanno partecipato solo familiari e amici più stretti dei due ex volti noti di Uomini e Donne. Presenti in chiesa e al pranzo anche le sorelle della sposa, Eleonora e Ludovica, con i rispettivi compagni. Nonostante le recenti voci di gossip, le due sorelle hanno dimostrato di avere un rapporto di affetto e rispetto. Perché i due sposi hanno mantenuto così tanta riservatezza? Una possibile spiegazione potrebbe essere il difficile momento che molte zone dell'Emilia-Romagna stanno affrontando a causa del maltempo, evitando di mostrare immagini festose per rispetto. Probabilmente uno dei dettagli della giornata in futuro, magari.